Hello, everyone. We are live with our Italian ZP8 movement. Ehi là, ciao a tutti ragazzi, finalmente siamo riusciti ad andare live, abbiamo avuto qualche problemino, questo è il bello della diretta, quindi condividete la live, informate tutti i vostri ospiti di questa serata pazzesca che abbiamo organizzato, attendiamo ancora 2-3 minuti perché diamo la possibilità a tutti di connettersi, quindi diamo un attimo di tempo e poi sveleremo la star di questa sera e molti dettagli ragazzi sull'alimentazione, su un programma alimentare che sta conquistando il mondo davvero, perché la cosa importante, come molti di voi sanno, è che siamo quello che mangiamo, anzi soprattutto quello che assorbiamo. Quindi stasera abbiamo organizzato questa diretta per permettere a sempre più persone, visto il nostro team immenso, di avere delle nozioni e soprattutto di ascoltare direttamente da Mark tutte le news che avrà da dirci e tutte le domande che ci avete fatto in privato, e non vediamo l'ora. Attendiamo ancora qualche minuto che si connettano tutti, quindi ragazzi fateci sapere, scriveteci, commentate la live, che tra un po' si parte, quindi diamo tempo davvero a tutti di connettersi. Avremo la traduzione simultanea con il grande Google che ci traduce in real time. Oh yes. Ok. Google, parlo! What a team! Ok, dai ragazzi, I will introduce Mark, parto con introdurre davvero la star della serata, ragazzi, non so se alcuni di voi lo conoscono, ma se siete andati a cercarlo, davvero Mark è il numero uno in assoluto per quanto riguarda la nutrizione a livello mondiale, un personal trainer stimatissimo. Pensate che quando vedete gli attori nei film che dimagriscono o mettono massa, dietro c'è sempre il suo zampino. Ha creato anche, addirittura è stato un best seller, ha creato un best seller, un libro che è stato venduto in tutto il mondo per milioni e milioni e milioni di copie. Collabora con personaggi come Dr. Oz, per esempio, o è ospite spesso da Oprah Winfrey. È davvero, è un onore per noi stasera averlo qui in esclusiva e davvero live. Quindi, Mark... Hello Paolo, hello my Italian family! Ciao Paolo, ciao a tutto il team italiano. My super voice will be Gugu. La sua voce sarò io, Gugu. And I want to give a shout out. I'm watching this Facebook Live on my iPad right here, and I love it. We got Federica in the house, Marco, everyone, come on, make some muscle. Sto guardando la live sul mio iPad e vedo che ci sono tutti i ragazzi del team, vedo che c'è Marco, tutti i ragazzi, mettete dei muscoli nella chat. So look, this is my Italian family right here. And my brother Paolo, Gugu, the entire crew, we're making a difference together. Questo è il mio team italiano e i miei fratelli Paolo e Gugu, stiamo facendo una differenza nel campo. So we want to do 30 minutes of power, we want you involved. Vogliamo fare 30 minuti di energia, di potenza e vogliamo che siate coinvolti anche voi. I'm going to talk about three things tonight. Parlerò di tre cose stasera. Why Zen Project 8? Perché Zen Project 8? The vision of what we're doing with Zen Project 8. La visione di quello che possiamo fare con Zen Project 8. And then exactly how you can transform your body and health with Zen Project 8. Esattamente come potete cambiare i vostri stili di vita, la vostra salute e i vostri corpi con Zen Project 8. And through all of this, I'm going to work into the power of the products we created. E in tutto questo parlerò della potenza dei prodotti che abbiamo creato. Now I have a little tape on my finger, if you can see. Ora ho un nastro sulle mie dita, come potete vedere. It's because I play basketball, I live what I teach. È perché ho giocato a basket. And I dislocated my finger, so just know it's good, but it needs to be protected a little right now. E mi sono dislocato le dita, quindi sappiate che non è niente di che, ma deve essere protetto. So right now, everyone watching, I want you to move a little bit, I want you to get excited. Ok, tutti coloro che stanno guardando questa live, Mark vuole che vi muoviate, che siate gasati. And I want to first share why Zen Project 8 and why Italy. E voglio condividere con voi il perché di Zen Project 8 e il perché dell'Italia.
Now I've been in the health industry for 25 years. Sono stato nell'industria del benessere della salute per 25 anni. And all the time I see people wanting to transform their body, transform their health. E tutti vogliono cambiare la propria salute, la propria vita, il proprio corpo. People who want to lose weight, people who want to build muscle, share what your goal is. Think about your goal right now. Gente che vuole cambiare il proprio corpo, la propria salute, il proprio stile di vita, scrivete il vostro obiettivo adesso. See, the world is full of programs and ideas that fail many people. Il mondo è pieno di programmi e di idee, di diete che falliscono e deludono un sacco di persone. But we created Zen Project A to be a solution for wherever your goal, whether you want to gain muscle, burn fat, or just feel better. Ma abbiamo creato Zen Project 8 per ogni singolo suo obiettivo, che sia mettere su massa muscolare, perdere massa e grasso, o sentirsi meglio. And it's all based upon the science of your body, and it's about balancing your blood sugar. È tutto basato sulla scienza del vostro corpo e di bilanciare lo zucchero nel vostro sangue. So I just want you to think about right now the goal that you want to achieve. Quindi vorrei solo che pensiate a qual è il vostro obiettivo che vorrete raggiungere. Your body's energy is called ATP. L'energia del vostro corpo si chiama ATP. It runs your body like gas runs a car. E funziona per il vostro corpo come la benzina funziona per una macchina. And every single time you skip a meal or you go too long without eating, your blood sugar crashes and you burn muscle. E ogni volta che non mangiate o passa troppo tempo dall'ultima volta che mangiate, si brucia energia e c'è un picco in negativo di zucchero nel vostro sangue. And then you crave the amazing Italian carbohydrates, the pasta, the allora, pizza. Allora, vi viene voglia dei carboidrati speciali italiani, dalla pasta alla pizza. And then that ends up spiking your blood sugar and you store fat. E questo porta un picco di zucchero nel sangue, allora si immagazzina il grasso. So the key is to not undereat or overeat, it's to eat balance. Quindi la chiave di tutto è il fatto di non mangiare troppo né troppo poco, ma essere bilanciati. A balance of protein, fats and carbs to fuel your body and balance your body. Quindi mangiare in modo bilanciato grassi e carboidrati per bilanciare il vostro corpo. You see, when you're Gugu, when you're Paolo, when you're Federica, lean, strong people, young people. Quando sei come Paolo, come Federica, come Gugu soprattutto, siete persone giovani, in forma, gasate, smaglianti. But the older you get and the more you eat like this, the slower your metabolism becomes. Ma più invecchiate, più mangiate in questo modo, più il vostro metabolismo diventa lento. So we created Zen Project 8 with three ideas in purpose. Quindi abbiamo creato Zen Project 8 con tre idee in mente. A plan, a product, and a community. Un piano, un prodotto e una comunità. So step one is you think about your goal and you understand, wait a second, I need to eat to fuel my body. Quindi step uno è rendersi conto che bisogna mangiare per dare energia al proprio corpo. We focus on a three-phase program where we're going to detox your body, ignite your metabolism, and thrive. Il programma si basa su tre step in cui si riparte e poi le altre due fasi. Eating your favorite Italian foods and filling your gaps with the most cutting-edge Zen products and Jeunesse products. Si può mangiare i nostri cibi preferiti, i carboidrati italiani, ma stare comunque bene anche grazie ai prodotti di Zen Project. So it's not about starving yourself, it's about understanding how to balance your plate with protein, fats and carbs. Quindi non è una questione di smettere di mangiare, ma essere in grado di bilanciare perfettamente i carboidrati, i grassi e la proteina. So based upon your phase, you're going to eat your favorite protein, your favorite carb, your favorite fat for your breakfast, lunch and dinner, and then fuel your body in between. Quindi nonostante la fase in cui voi siate, mangerete le vostre proteine, i vostri grassi, i vostri carboidrati preferiti per colazione, pranzo, cena, in modo equilibrato per poi dare energia al vostro corpo. See, we have transformations all over the world.
Abbiamo trasformazioni incredibili da tutte le parti del mondo. We just launched then, we just had an epic event in Brazil a month ago. Abbiamo avuto un evento incredibile in Brasile un mese fa. We're launching Zen in China in 3 weeks. Stiamo lanciando Zen in Cina in sole 3 settimane. But we are on fire in Italy, all of Europe and the Middle East, because there's a movement, there's a culture. Ma siamo gasatissimi nel Medio Oriente, ma soprattutto in Europa e in Italia, perché c'è una cultura e c'è un movimento. There's a hunger to transform your body. C'è una fame, c'è una voglia di trasformare il proprio corpo. Now I know this graphic is in English, but let me explain the simplicity of this. Ok, so che questo grafico è in inglese, ma lasciate che vi spieghi la semplicità di tutto ciò. You take your favorite Italian foods for breakfast, lunch and dinner. Prendete i vostri cibi preferiti italiani per colazione, pranzo e cena. You balance your plate and that balances your body. Bilanciate il vostro piatto e questo fa sì che bilanciate anche il vostro corpo. So with Zen, you're not hurting yourself, you're not cutting anything, it's all about winning with your body. Quindi non si taglia niente, non bisogna rinunciare a niente, ma si vince solamente. But then we move into the busyness. How do we fill those meal gaps that it's hard to eat and turbocharge your results? Ma poi è anche vero che siamo sempre occupati durante la giornata, quindi come facciamo a bilanciare i nostri pasti e soprattutto mangiare tra un pasto e l'altro? Now Paolo was talking to me about the protein bar we just launched in Brazil. Quindi stavo parlando con Paolo delle barrette proteiche che abbiamo appena lanciato in Brasile. We are working on coffee, protein bars, a plant-based Zen Fuse. It's all coming to Italy, so get ready. Stiamo lavorando su barrette proteiche, caffè, ma anche Zen Project derivante da piante e sta arrivando tutto in Italia, quindi preparatevi. We are launching a clothing line at Expo, so it is all coming. So we have the next 4 months to rock the plan right now. Stiamo lanciando anche una linea di vestiti, ci sarà l'Expo, quindi preparatevi che stiamo lanciando di tutto. Everyone on the Facebook Live, let's take a poll now. Who wants a Zen coffee? Tutti quelli che stanno guardando questa live in questo momento, facciamo un sondaggio sulla chat. Chi è che vuole Zen coffee? What about a plant-based Zen Fuse shake for vegans? E uno Zen Fuse basato, derivante dalle piante per i vegani? What about a Zen protein bar like we just launched in Brazil? E le proteine, le barrette proteiche come quelle che abbiamo lanciato in Brasile, chi le vuole? What about a first to market digestive product that helps you go to the bathroom more? E anche dei prodotti digestivi che vi faranno andare in bagno di più. So I want you on this Facebook Live right now, I want you to share the ideas you have. Quindi voglio tutti quelli che sono in questa Facebook Live di condividere le vostre idee. Because this movement belongs to all of us. Perché questo movimento è di tutti noi. As we look at these products, we're going to be launching Zen for athletes, Zen for vegans, Zen for health pros. Questi prodotti li lanceremo per tutti, per atleti, per vegani, veramente per chiunque. But it all first starts with you understanding the simplicity of the plan, which I showed you. Ma funziona solamente se capite la semplicità del piano che vi ho appena mostrato. And then the second is the science of the products. E secondo è la scienza che c'è dietro i prodotti. We created Zen Fuse as the best blood sugar and hormone balancing shake in the world. Abbiamo creato Zen Fuse come il bilanciamento perfetto, il migliore che c'è sul mercato per il glucosio, quindi lo zucchero nel sangue e gli ormoni. Two types of protein. Due tipi di proteine. Fast acting and slow acting to balance your hormones. Che funziona in modo rapido e in modo lento per stabilire perfettamente i vostri ormoni. So you do your breakfast, lunch and dinner. Quindi fate colazione, pranzo e cena. And then you drink your Zen Fuse in between the meals. E poi prenderete il vostro Zen Fuse tra ogni pasto. Many people drink it for breakfast as well, or they'll do it as a late night snack. Un sacco di persone lo prendono anche a colazione o come snack di notte.
We then have Zen Prime, which is the most powerful detox product. Poi abbiamo Zen Prime, che è il prodotto di detossificazione, di detox migliore e più funzionante. But Zen Prime cleans your liver, helps you digest your food, and flushes out your toxins. Ma Zen Prime serve per ripulire il vostro fegato e ripulire il proprio corpo dalle scorie. And what we've done with Zen Prime is you now can take Zen Prime the entire 8 weeks. E la cosa figa che abbiamo fatto con Zen Prime è il fatto che adesso Zen Prime può essere preso per tutta la settimana. I'm going to show you the program one more time. Vi faccio vedere ancora il programma, ancora una volta. What we did is, when you talk about Zen Prime, initially we are having you do Zen Prime just in the detox phase. All'inizio vi facciamo fare facciamo prendere il Zen Prime soltanto nella prima fase, ovvero quella detox, di ripartenza. But we've seen tremendous results for people to take Zen Prime 2 to 4 tablets a day for the entire 8 weeks. Ma abbiamo visto dei risultati incredibili di persone che prendono Zen Prime da 2 capsuline a 4 capsuline al giorno per tutte le 8 settimane di Zen Project. Now Zen Shape was so powerful that we sold out of Zen Shape and we're making a new Italian version specifically for Zen Shape, so look for that to come. E Zen Shape era così popolare che è andato sold out, allora stiamo costruendo uno Zen Shape speciale soltanto per l'Italia, quindi preparatevi. Now it's still available in the US and other markets, so Zen Shape, if you want to burn excess fat, you can take that. And we're creating a specific Italian version that will be launching in the upcoming months. Quindi Zen Shape è disponibile ancora negli Stati Uniti, nel Regno Unito, ovunque, quindi se avete contatti lì, non preoccupatevi, ancora Mark, disponibile. Let me say something about it, just 10 seconds. Yes, say it. Okay, ragazzi. Mark ci ha appena detto che lo Zen Shape verrà lanciato di nuovo in Italia, ancora più performante, migliore, e davvero per permettere, perché come sapete la tecnologia avanza e la ricerca avanza, per permettere un prodotto ancora più performante o migliore, in modo che possa avere davvero più risultati. Love it, Paolo! I love how short you are, how precise! So everyone, so Zen Fit, which is builds and protects your muscle. Quindi Zen Fit è costruito per proteggere i vostri muscoli. You were going to start taking your Zen Fit in your Ignite phase and then through your Thrive phase. So the second phase and the third phase. Quindi Zen Shape lo prenderete nella vostra seconda fase e nella terza fase. And the most important thing is that goal that you want to achieve. E la cosa più importante è quell'obiettivo che volete raggiungere. The first thing is you get educated, you understand that this is the program solution for you. Quindi l'importante è essere educati e capire che questo è essere istruiti e sapere che questo è il programma che fa per voi per raggiungere i vostri obiettivi. That when you balance your body, whatever your goal, burn fat, build muscle, and more energy, you'll achieve it. Quindi qualsiasi sia il vostro obiettivo, quando vengono bilanciati, the second thing, si raggiunge sempre. The second thing is to understand that you're going to eat the foods that you love in the right balance. La seconda cosa è il fatto che bisogna capire che mangerete i vostri cibi preferiti nonostante tutto in modo chiaramente bilanciato. You then use Zen Fuse to balance your blood sugar. Poi si userà lo Zen Fuse per bilanciare il livello di glucosio. Zen Prime to burn fat, detox your body for 8 weeks. Zen Prime per detossificare il proprio corpo per 8 settimane. And then Zen Fit to build and protect your lean body mass. E Zen Fit per costruire e proteggere la massa muscolare che si è creata. And then you can work other Jeunesse products in. Reserve, Nara, AMPM, synergistic products to optimize your body. E poi si possono anche combinare altri prodotti di Jeunesse, come appunto il Reserve, degli AMPM, tutti i prodotti che di Jeunesse. And then the last thing. E poi l'ultima cosa. Is all about the community and the culture.
è tutto sulla comunità e sulla cultura. I see all my friends on this. I see Plati, I see Lina, I see Christian, I see Paolo, I see Marco, I see my family on this. Vedo tutti qua sulla live, vedo la mia famiglia, il mio team italiano. We right now, we're almost at June, we're at the end of May. Ok, siamo quasi a giugno, siamo alla fine di maggio. So we have June, July, August, September, 4 months of power. Quindi abbiamo giugno, luglio, agosto, settembre, 4 mesi di potere. I'm gonna come to Italy sometime at the end of July or in August or early September to create energy. Verrò sicuramente in Italia a fine luglio, agosto o anche settembre per creare energia e far sì che il movimento vada avanti. So I'm asking everyone, if you want to transform your body, you want to transform your health, this is your start. This is your beginning. Quindi per tutti coloro che vogliono ricostruire la propria salute, il proprio corpo, questo è il vostro inizio, questo è il vostro programma. You simply understand that you can make that decision. Dovete solamente capire che dovete fare questa decisione voi. You find 5 of your friends. Trovate 5 dei vostri amici. And you start your journey together. E cominciate questo viaggio insieme. And what I will commit to you is that Paolo and Google and I, we will be doing more Facebook Lives on more coaching to help you win if you say yes to choosing your health. E quello che vi promettiamo io, Mark e Paolo è il fatto che continueremo a fare queste live per motivarvi. Però siete voi che dovete prendere la decisione di cominciare oggi. Paolo has an amazing Facebook community right now. I'm going to show that, Paolo, okay? Okay. Paolo ha una comunità incredibile su Facebook, adesso ve la faccio vedere. And I'm going to ask everyone to join this. Chiedo a tutti di iscrivervi a questa comunità. This is the community that as you do the program, let me go right to it. Questo qua è la comunità di persone che fanno il programma. It's right here where you would focus on facebook.com/groups. Paolo, can you put this in the Facebook su facebook.com. Live? Comunque vi mettiamo il link sulla Facebook Live, così avete anche voi il link, potete andare a iscrivervi. And this is the group that Paolo runs. We also have a Zen Project Italy group. But this is a group where you can ask questions, share ideas, questo è il gruppo che viene gestito da Paolo. Abbiamo anche una pagina Facebook, Zen Project 8 Italia, però questo è un gruppo più stretto in cui potete fare domande, essere motivati. People like Renato. Gente come Renato. Look at the difference in his stomach. Guardate che differenza. People like my dear friend Federica. Gente come Federica, la mia grande amica. But the whole point of this, it's about all of us connecting, sharing, and making a decision to win with your body and win with your health. È tutta una questione di voler vincere con la propria salute, con il proprio corpo e prendere questa decisione. So 3 action items for you tonight. Quindi ci sono 4 azioni che dovete fare stasera. Number 1, get clear on your goal so you know what you want from your health. Numero 1, capire i vostri obiettivi, capire i vostri quello che volete ottenere con la vostra salute. Number 2, realize that the program and the products can help get you there and balance your body. Numero 2, capire che i prodotti vi possono portare a questi obiettivi perché possono bilanciare il vostro corpo. And number 3, join the community. E numero 3, iscrivetevi e fate parte anche voi della comunità. Share your story, share your support, ask questions, post pictures. Condividete le vostre testimonianze, le vostre ricette, mettete le foto, motivate gli altri anche. And what I commit to you is that we will consistently do more Facebook Lives building off the live we did tonight. E quello che vi posso promettere è che noi 3 faremo altre Facebook Live per come continuo di questa Facebook Live di stasera. We will do a Facebook Live on how to eat in an Italian restaurant. We will do a Facebook Live on how to work out and maximize your results. Faremo una Facebook Live per parlare di come mangiare a un ristorante italiano, parleremo di come allenarsi in modo ottimale per raggiungere i propri obiettivi.
So you feel the love and support as you transform your health. Quindi che voi possiate captare tutto l'amore e il supporto che vi stiamo dando durante queste fasi. Now before I wrap up the story and we answer some questions, I want everyone, if you this makes sense, if you're excited, give me a bicep, give me an emoji fist, give me a heart, share some passion. Ok, prima di finire e di cominciare con le domande e le risposte, tutti sulla Facebook Live, mi raccomando, mettete un emoji di un pugno, di un muscolo, quello che volete, un fuoco. And I just want to wrap with a story about my little baby girl Hope. E voglio solo concludere con la storia di mia figlia Hope. And let me just share a little picture of her that I just posted on Facebook. E condivido con voi un'immagine che ho appena condiviso su Facebook. So this is her eating watermelon today. Quindi è lei che mangia un'anguria oggi. And this is her right here on this little picture right here. E questa è ancora lei in questa immagine. Now my little girl, she has special needs. She's in the autistic spectrum. Ok, la mia bambina ha delle necessità speciali perché è autistica. And what I can tell you is that this program, these products, is so much more than just what you look like in the mirror. E quello che vi posso assicurare è che questo programma è molto di più rispetto a solamente quello che potete vedere nel vostro specchio. Hope's nutrition has been the foundation for her evolution as a baby. La nutrizione di Hope è stato il fulcro che ha fatto sì che lei crescesse bene. By her watching what she eats, by us educating her, giving her clean, unprocessed foods, she has grown tremendously intellectually. E stando attento a quello che introduce nel suo corpo, quindi cibi organici, biologici, puliti, ha fatto sì che lei crescesse non soltanto dal punto di vista fisico, ma anche intellettuale. Now there's a lot of things that has helped her evolve, to show love, to hug people, because I'm a hugger. Questo fa sì che lei cresca molto, molto in fretta e sia sempre più propensa a stare con le persone, ad abbracciare le persone. But her food, her fuel, has been the most important. Ma il suo cibo, la sua benzina, il proprio corpo è stata la cosa più importante per lei. So that's what I want you to remember tonight and beyond tonight. That is beyond the scale, it's beyond the mirror. Quindi questo è quello che voglio che voi impariate, che voi capiate, il fatto che questo programma va oltre la bilancia, va oltre lo specchio. It's how great you feel every single day in your life. E come vi sentiate bene ogni singolo giorno della vostra vita. And I am going to be with you, Paolo Gugu, the entire Italian team is with you every step of the way. E io, Mark, Paolo e tutto il team italiano saremo con voi per ogni singolo step di questo programma. So come on, everybody! It is now! The time is now! Quindi, ragazzi, mi raccomando, il tempo è arrivato, il tempo è adesso, quindi cominciamo tutti insieme. I will be in Italy over the summer or in September. We're going to build momentum and we're going to have an epic event at Expo. Quindi sarò in Italia per quest'estate e creeremo un po' di movimento per in vista dell'Expo che ci sarà. And I want to thank my two brothers, Gugu for the voice and Paolo for the heart and drive, my brother. Quindi voglio ringraziare innanzitutto Gugu per la voce, ma anche Paolo per il cuore e la sua carica. And please share this with anyone who wants to learn how to transform their body. E per favore condividete questo con questa Facebook Live con tutti coloro che vogliono cambiare il proprio corpo. Okay, my brother, do we want to go to some Q&A? Yeah. Facciamo qualche domanda e risposta. Sì, Mark, I will translate you or Google is the same, okay? I will say the question in Italy, in Italian, and Google can translate, okay? Perfect. Okay. Tanti ragazzi ci hanno chiesto se Mark poteva spiegare la differenza tra gli aminoacidi di Zen e cosa hanno di più rispetto agli aminoacidi normali. Okay, so people are asking, why do you think Zen Feed is much more better than the other amino acid that there is in the market? Yeah, I love that question. Io amo questa domanda. And let me share the screen. I'm going to share my product image again of Zen Feed.
Lasciatemi condividere di nuovo lo schermo, vi faccio vedere di nuovo lo schermo di questa presentazione di ZenFit. So ZenFit, we designed it with a specific purpose. Ok, ZenFit noi l'abbiamo costruita per uno scopo specifico. So your protein is what allows your muscle to grow and it provides your body with something called nitrogen. Quindi le proteine sono quelle che fanno sì che i tuoi muscoli possono crescere perché danno delle molecole importanti al, al muscolo. And you need two types of amino acids, essential amino acids and non-essential. E ci sono due tipi di aminoacidi importanti per la crescita del muscolo, cioè quelli essenziali e quelli non essenziali. Your body cannot make essential, it can make non-essential. Il tuo corpo può creare quelli essenziali, ma non può creare quelli non essenziali. ZenFit is so special because it has all the essential amino acids. ZenFit è incredibile perché ha tutti gli aminoacidi non essenziali. And your liver has all of these non-essential amino acids available for your body to use. Il fegato ha, ha tutti questi aminoacidi non essenziali per il vostro corpo da usare. So when you take a ZenFit, you protect and restore your muscle because it provides every essential amino acid to make protein. Quindi ogni volta che voi prendete ZenFit vi verranno date tutte le sostanze necessarie per, per costruire e proteggere il muscolo. Now other amino acid products might have some branched chain, they might have a few amino acids, but they're not complete with a full essential complex. Gli altri amino acidi non sono completi, hanno delle caratteristiche simili, ma non sono completi come ZenFit. So this is why I use ZenFit. I use 3 ZenFit a day, and I can tell you it's helped me build, protect, and restore muscle. Io prendo 3 ZenFit al giorno e vi posso dire con certezza che mi ha aiutato tantissimo a, a costruire e a proteggere la mia massa muscolare. And that's the most unique thing about it, the essential amino acid, and that your body can immediately make about 20 grams of protein to protect your muscle. E questa è la cosa più importante, il fatto dei aminoacidi essenziali e non essenziali. Thank you so much, Mark. Un'altra domanda è come utilizzare il programma di Zen Project 8 per persone che vogliono mettere massa, quindi per persone che vogliono crescere di massa muscolare. Okay, so the question is, how do you get in the Zen Project for people who actually want to build up muscle? Yeah, I mean, that's another great question. Let me show the Italian meal plan. Quindi questa è una domanda magnifica. Lasciate che vi faccio vedere il meal plan italiano. Piano dei pasti, yeah. Yeah, I think I have, let me find it. Hold on one sec. Deve solo trovarlo. Eccolo. So right here, let me just show that how simple it is to gain weight. Vi faccio vedere come è semplice prendere peso. So this is an example of a female meal plan. Quindi questo è l'esempio di un piano dei pasti di una donna media. And this is from the detox phase. E questa è la fase iniziale di detossificazione. So people who want to gain weight, they have a faster metabolism. Quindi la gente che vuole acquisire peso vuol dire che ha un metabolismo più veloce. And I'm going to find an image to show you this. Hold on one sec. E adesso vi faccio vedere un'immagine che vi fa vedere giusto questo. So give me one second, I'm going to pull up a different image for you right now. So un secondo, vi faccio vedere questa immagine. Hold on one sec. Okay. I'm gonna show you a different image right now. Okay, vi faccio vedere un'altra immagine adesso. Let me share it. Right here. So this is like when Paolo asked about gaining weight. Okay, questo è quando Paolo mi ha chiesto di prendere peso. There's 3 types of body. There's a fast metabolism, medium metabolism, and slow metabolism. Ci sono tre tipi di corporature. Il primo è quando si ha un metabolismo veloce, uno quando si ha un metabolismo medio e uno quando si ha un metabolismo lento. This type of person, a slow metabolism,
they seem to look at food and gain weight. Quelli con un metabolismo lento sembra che anche solo guardando il cibo si acquisisca del peso. A medium metabolism, that's what I have. I'm a mesomorph. I can gain muscle, but I can also gain body fat if I'm not careful. Questo è il mio tipo di corporatura. Io sono appunto un metabolismo medio e posso sia acquisire massa muscolare ma anche massa grassa se non sto attento. And a fast metabolism, someone who seems to eat whatever they want and they can't gain weight. È un metabolismo veloce e per tutte quelle persone che mangiano quello che vogliono ma non riescono a prendere peso. So a lot of people with this type of metabolism, they just eat a lot. They eat 1,000 calories a sitting. Quindi queste persone che hanno un metabolismo veloce possono mangiare tantissimo e solitamente mangiano anche 1,000 calorie in un singolo pasto. But they still slowly burn muscle and they slowly gain weight. And when they turn 40 and 50, they get a little belly. Ma comunque piano piano continuano a bruciare muscolo e acquisire un po' di massa grassa e quando raggiungono i 40-50 anni di età gli viene la pancetta. So this is why this program works for all body types. Ed è per questo che questo programma funziona per ogni tipo di corporatura. Because you just eat your balanced food every 3 hours and you release your stored fat if you need to burn fat like a slower metabolism. Perché si mangia ogni 3 ore e di conseguenza si può anche bruciare velocemente la massa grassa ma tenere la massa muscolare. But if you have a fast metabolism, instead of doing one scoop of fuse, you do 2 scoops of fuse and you add some fat to it. Però questo significa che se si ha un metabolismo veloce, a posto di prendere soltanto un cucchiaino di zenzero fuse, se ne prendono 2, così si aggiungono anche dei grassi. You increase your portion sizes over what someone who wants to lose weight would do. Si aumenta le porzioni, chiaramente rispetto a quelle persone che magari hanno un metabolismo lento e hanno bisogno di una porzione ridotta. So a woman might do a palm and a half if they want to gain weight, or they might do a big thumb of fat, or 2 fists for carbs. Quindi una donna medio che magari vuole perdere del peso può prendere questo tipo di porzione, quindi magari una mano, un pollice. A man might do 2 full palms, or maybe 3 fists, so you just increase your portions because you have a fast metabolism. Però quando si ha un metabolismo più veloce, come in questo caso, si possono anche aumentare le dosi e prendere 2 palmi come porzione. But you still do the program and you probably should be doing 3 Zen Fit and you can still take your prime. Ma si fa comunque il programma e bisogna assolutamente prendere almeno 3 Zen Fit così da poter effettivamente fare il programma bene. That's the power of this program. It works for everybody. You just adjust it a little bit based upon where you are. Questo è la magia di questo programma, ovvero che funziona per tutti, ma si bilancia a seconda di quali sono i tuoi obiettivi. Now, if that makes sense to everyone watching, type in the number 1. Quindi, se questo ha senso per tutti voi, mettete nella chat il numero 1. Ok, Paolo, next question. Ok. Vai, Paolo, questa domanda. Alcune persone ci chiedono se questo programma lo possono utilizzare per sempre, quindi oppure farlo in maniera ciclica, oppure possono assumere Zen Project 8 sempre, una volta finite le 8 settimane. Ok, some people are asking whether it is possible to keep on going with Zen Project, like forever, at the end of the cycle, or if it's better to do just one cycle or two cycles. Or not. Do it forever. Let me tell you how to do it. Ok, fatelo per sempre e ora vi spiego anche come farlo. So you do your detox, your ignite, and your thrive to learn over 8 weeks. Quindi fate queste 3 fasi per imparare, per istruirvi nel giro di queste 8 settimane. If you still want to burn fat, you could keep doing the ignite phase. A seconda dei vostri obiettivi potete prolungare le fasi che le possono... If you come back from a vacation or you feel like you gained a little weight, you could go to detox again. Ok, se tornate in una vacanza con un po' di grasso in più, potete ritornare alla fase di detossificazione, ad esempio. But the goal with this program is that it becomes a way of life and you understand how to fuel your body, feed your body, and win with your body.
Ma la magia di questo programma è che diventa un vero e proprio stile di vita, perché voi vi state istruendo su come bilanciare il vostro e migliorare la vostra salute. We created the products to be lifelong products, fused to balance your body. Abbiamo creato questi prodotti per essere veramente portati all'infinito e essere usati per tutto, per il resto delle vostre vite. Il fuse per bilanciare il livello di zucchero. Prime to detox, shape to burn fat, fit to burn, build muscle. Il prime per detossificare, il shape per perdere massa grassa e il fit per aumentare la massa muscolare. I also use Nara, I use Reserve. I use Monavi Active, I use Nevo, I make it all work into my day. Uso tutti i prodotti di Jeunesse, dal Nevo al Nara, al Reserve, per far sì che funzioni e che ci sia un processo continuo. AM PM in a Zen Fuse, mwah, is amazing. AM PM insieme a Zen Fuse è incredibile. And that's what I'd ask everybody, whatever you do, it needs to be a way of life. So you need to enjoy it, enjoy your food, have fun with it. If you fall off plan, get right back on. E questo è quello che vi voglio chiedere, che questo programma diventi uno stile di vita, che voi vi divertiate e vediate i vostri obiettivi realizzarsi e i vostri risultati. Now, if that makes sense to everyone, type in a number two. Se questo fa senso, se questo ha un senso per voi, scrivete un due. Ok, let's do it. Ok, facciamo un'altra domanda. Ogni quanto, secondo Mark, è consigliabile fare la settimana o le due settimane di detox durante l'anno? Puoi ripetere la domanda, però non ho sentito. Ok, le persone ci chiedono ogni quanto è consigliabile fare la settimana di detox o le due settimane di detox durante l'anno. Okay, so a lot of people are asking, how many times is it better to do the detox phase, the detox week? How many times a year is better to do it? So, I mean, so it's a great question again. You can live on the detox phase. È un'ottima domanda. Voi potete potenzialmente vivere con la fase detox. Remember, the main difference with the detox phase is this. La differenza con la fase detox principale, diciamo, è questa. You can have alcohol and coffee and still do the detox phase after you've done it once. Potete assumere alcol e caffè quando avete già fatto la fase detox una volta. And we're going to work the new Zen coffee into it because it will be a purpose to it. E in questo sistema ci sarà anche lo Zen coffee una volta che sarà pubblicato. Perché avrà un senso con tutto questo programma. But you can use Prime now consistently. It doesn't just have to be in the detox phase. E potete usare lo Zen Prime anche adesso, non deve essere per forza solamente nella fase di detox. But basically you got to ask yourself, how clean do you want to eat? Because the detox phase, it's very, very clean. Ma soprattutto dovete chiedervi in quanto voglio mangiare sano e pulito, perché nella fase di detox si mangia veramente pulito e sano. So it's very healthy for you to live in the detox phase if you can eat this clean. È molto sano e fa molto bene per il vostro corpo vivere nella fase detox solo se siete in grado di mangiare in modo così sano e pulito tutti i giorni. I live a mixture between the detox and ignite phase. So I have some complex carbs, but I eat very clean all the time. Io vivo in una fase, diciamo, che è un mix tra la prima e la seconda fase, perché comunque è uno stile di vita molto, molto sano. And then every week or other week, I'll do an off-plan meal, like some pizza or some ice cream. So I kind of have that. So you kind of have to decide based on your goals what you want to do. E ogni tanto, perché una volta una settimana, ogni due settimane mi concedo qualche sfizio e mangio la pizza o il gelato. And make it a way of life. E fate sì che if sia that makes uno sense, stile everyone per voi. Type in a three. If that makes sense, type in a three. Se ha senso, mettete il numero 3 nella chat. Ok, un'altra domanda, Mark, è sappiamo che non bisogna mai sostituire
magari un pasto, è fondamentale mangiare bene, noi dobbiamo alimentarci nella maniera più corretta possibile, poi chiaramente in base a persone, in base a allergie, in base a cose, le persone ci chiedono se in alcuni casi è possibile sostituire il pranzo con lo Zenfuse. Okay, so a lot of people are asking, Paul says, you know, it's really important not to substitute meals, not to skip meals. But the question that he gets asked a lot is whether, is it possible to actually substitute a meal, for example, let's say lunch with Zenfuse or another product, would it be possible? Yeah, so I'm going to get another image too here. Prendo un'altra immagine adesso. So I want to show everyone, we don't have these bars here yet, but let me show you. Non abbiamo ancora queste barrette proteiche, ma ve le faccio vedere lo stesso. This is going to be the next evolution of what we'll be launching around the world. We'll be doing a grab and go product for you. Questo qua sarà l'evoluzione di quello che sarà Zen Project in futuro, ma soprattutto per l'Italia. So realistically, you should get two real meals in, but if you want to use Fuse for lunch or for dinner, it's totally fine. Just make sure you don't only use Fuse for your food. Quindi bisognerebbe tutti i giorni avere due pasti veri e propri completi. Nel caso in cui voleste usare Zenfuse come sostitutivo di pasto, lo si può fare, ma accertatevi che non sia l'unica cosa che mangiate. Basically, what we see is people eat 2 to 3 meals a day. So if you get two in, that's perfect. La gente solitamente mangia dai 2 ai 3 pasti al giorno, quindi se riuscite anche solo a mangiarne 2 va bene. They do 2 Fuse and then many times they do 1 type of protein bar. Fanno, solitamente mangiano, assumono 2 Fuse e poi una barra proteica. So that's why we're launching, so we call it Zen Go. So because it's grab and go, and we're going to be launching different products in the Zen Go line. Quindi abbiamo creato una nuova linea di Zen Project che si chiama Go, Zen Go, Go Line, perché è una cosa veloce, rapida e dinamica che la gente può portarsi ovunque. And I want to share you one, I'm going to share one more visual that will help. E voglio condividere con voi un'altra immagine che aiuterà. So hold on one sec. This is kind of the vision of what we're doing with Zen. This is the vision. Cioè, è un po' la visione di quello che vogliamo fare con Zen. So you do your 2 to 3 meals, which is your whole food right here. That's the baseline. So maybe for breakfast, maybe for dinner, but you can fill in for Zenfuse when you need to. Okay, questo è Zenfuse che potete usare in diversi pasti. When time is tight, when you're in a jam, that's when you do your Zenfuse shake, your Zengo protein bar, other things that we're going to do, like protein popcorn, things that you can have. Quindi quando si ha poco tempo e si è sempre impegnati nel corso della giornata, si possono usare questi prodotti come la barretta Zen, come adesso stiamo lavorando anche su Zen popcorn, così che voi possiate mangiarli durante la giornata. And then when, because certain things are being missed with your food, you have your reserve, you have your AMPM, you have your NARA. This is the essential supplement your body needs. E nel caso in cui non riusciste a mangiare o assumere determinati pasti o determinate sostanze, ci sono degli ottimi prodotti di jeunesse come NARA, Reserve, che sostituiscono queste sostanze nutritive. And there's a fourth layer, like performance product. That's why Zen Fit and Zen Prime work so well. E poi c'è un quarto livello, quello delle sostanze di performance, come appunto Zenfuse e Zenfit. So if that makes sense, give me a 4. Okay, one of the last questions, Mark. Last question. Here we go. Last question is like, okay. Ultima domanda. Se una persona deve perdere più di 20 kg, quindi magari 20, 25, 40, e giustamente deve fare il programma per più tempo, ripete le fasi, cioè fa 8 settimane da capo? Okay, if somebody needs to lose a lot of weight, let's say 20 to 25 kilos, do they need to actually go over all of the phases again? Or is it better to focus on only a few phases all over again? Great question. So what I would suggest for everybody is this. Okay, un'ottima domanda. Allora, quello che voglio dirvi è questa cosa qua.
You do the full detox and ignite phase. First 28 days. Fate le prime due fasi intere. And let me, I'm going to go back. So you do your first 28 days. Quindi fate i primi 28 giorni. And then you keep doing this phase for as long as you can without getting burnt out. E poi continuate a fare la seconda fase, la fase di accelerazione, per quanto tempo riuscite, senza chiaramente perdere energia. So if you can do it for 16 weeks, keep doing it. If your goal is to keep losing weight, keep living this phase. Quindi se il vostro obiettivo è quello di perdere peso, questa è la fase che fa per voi, quindi se riuscite a farla anche per 16 settimane, continuate a farla. Make sure to use Zen Fit. Usate Zen Fit. Zen Prime too. Zen Prime anche. Then if you start to feel like you're getting tired, you're starting to crave food, then work your way into phase 3. Quindi, e poi quando capite che magari vi viene voglia di certi cibi, oppure finite le vostre energie e siete stanchi, potete allora in questa fase andare alla terza fase. Phase 3 is about making this a way of life. So if you need to move into it, you'll get slower results, but you'll keep progressing. La fase 3 è quella che fa sì che questo programma diventi un vero e proprio stile di vita, quindi i risultati sono meno immediati, ma sono più sul lungo termine. So it doesn't do you any good to work so hard and then burn yourself out and then go back to what you were doing. So pace yourself so that by a year from now you're winning forever. Quindi abbiate anche questo obiettivo sul lungo termine e abbiate un ritmo lento ma costante, così che a un anno da oggi o per tutto il resto delle vostre vite voi abbiate questo tipo di cultura. So if you want the faster results, you detox. Però se volete avere dei risultati subito immediati, fate il detox. If you want to eat super clean and still burn a lot of fat and build muscle, you live in the ignite phase. Poi se volete mangiare in modo sano e pulito, volete perdere peso e mettere su massa muscolare, allora è la seconda fase. If you want to maintain your results, still progress a little bit at a time and enjoy your food, you live in phase 3. Ma se volete mantenere i vostri risultati nel tempo, sul lungo termine, allora dovete continuare a costruire la fase 3. This is how you want to look at the 8 weeks of education to teach you how to understand your food to win forever. È così che volete vedere come funziona queste 8 settimane per poi avere una cultura che vi serva per tutta la vita. Now if that makes sense, give me a 5. Quindi se questo ha senso, mettete un 5 nei commenti. And I want to give all the love for everyone being interactive on this Facebook Live, because it's been so much fun to rock this together. Voglio mandare tutto il mio amore, tutto il supporto per tutte le persone che sono attive su questo Facebook Live e stanno scrivendo, perché è stato veramente divertente. Where did our Paolo go? Paolo! Anche se abbiamo perso Paolo, ma forse è meglio così. Vale. No, ci sono. Ah, ok. Paolo, so we must do this again, and we'll do a different topic, and we'll start building upon this. Yeah, exactly. Yeah, we must do it every single month, maybe, or every 2 months. So like let's plan it now. Hold on, let's pull out our calendar. So everyone watching. Yeah. Paolo. Okay, adesso tiriamo fuori le nostre agende e pianifichiamo adesso la prossima Facebook Live. What if we do 2 weeks from? What if we do June 5th? The 5th of June? 5th of June. Yeah, Wednesday. Wednesday, and we do it at same time. And let's think about everyone, we want you to put the topic you want us to cover. Super. Ok, allora la faremo il 5 giugno alla stessa ora. E adesso quello che vuole che Mark vuole che facciate è di mettere il titolo di quello su cui parleremo appunto nella prossima Facebook Live. So 100% Paolo, June 5th. Yeah, I already put in the calendar. And what about to give some gift to the best transformation since from now to the 5th June? I love that. So whoever can share their photos from now to June 5th, we will all vote, and the winner is going to get a free bag of chocolate fuse and vanilla fuse.
Wow! Quindi adesso dovrà, da adesso fino al 5 giugno, chiunque metterà le foto dei propri risultati da adesso fino al 5 giugno, la trasformazione migliore vincerà dei premi, quindi Zen Fuse, sia al cioccolato che alla vaniglia. Wow! But you have to post your photo on this Facebook Live in the comment section. Exactly. Voi dovete postare la vostra foto su questa Facebook Live nei commenti. Okay, you have 13 days. Avete 14-15 giorni per fare la differenza. We can do it, we can do it. Allora ragazzi, davvero questa live, spero davvero che vi sia piaciuta tanto. A me è piaciuta tantissimo, voi lo sapete quanto seguiamo questo programma, è fantastico, sta ormai cambiando, abbiamo decine di migliaia di testimonianze, non 100, 200, ma decine di migliaia, e davvero prendersi cura di sé è una delle cose più belle. E io direi di ringraziare davvero Mark per la sua presenza, per la sua umiltà e davvero per la sua voglia di aiutarci. E thank you so much, Mark. Family, everyone, Google, everyone can see you. Thank you, everybody. In October, everyone can see you in October in Milano during the Expo 10. But I think we're going to do an event in September leading up to that. So get ready. So you will surprise us. Yes. Ok, quindi anche in settembre forse faremo un evento italiano di Zen. E ovviamente grazie a Google per la traduzione, sempre presente e puntuale. So Mark, let's see in June. Let's see who will be the winner. 13 days, everybody, come on! Good night, everybody. Okay. Okay. Avete 13 giorni, 14 giorni. Italia! Ciao! Ciao, 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 ciao.